Allora, un ben arrivato, quindi un benvenuto al nostro nuovo prevosto in Saronno, a Don Armando Cattaneo. E quindi, siccome lei per il momento non la conosciamo, desideriamo proprio sapere qualcosa di lei, proprio per essere un po' più amici, per non parlare di una persona completamente estranea. Ci dica di Grazie, lei. mamma mia, io dovrei, sapete, ho tanti anni, quindi dovrei fare una specie di enciclopedia, ma no, vi basti dire che intanto adesso sono arrivato qui venendo da Monza. A Monza avevo la responsabilità di tutti i parroci, no, di tutti i preti della zona della Brianza. Ero il vicario dell'arcivescovo per quella zona. E poi però prima cosa avevo fatto? Prima avevo fatto il parroco a Cinisello Balsamo e devo dire che è stata un'esperienza bellissima. Fare il parroco è una cosa bellissima. Adesso mi accorgo che sto iniziando a farlo a Saronno ed è bellissimo uguale. Vuol dire che non è dipende da Cinisello o solo da Cinisello o da Saronno, è proprio il fatto in sé di fare il parroco, secondo me che è bello. Io la Contatto penso così. umano. Sì. Poi magari ne parleremo. Poi prima ancora, vedete che sto andando a ritroso. Prima ancora avevo fatto dunque, prima dei miei 9 anni a Cinisello, in una parrocchia di periferia, di questa grossa città di periferia, che però è pure la periferia è affascinante, eh? E poi ho trovato tanta gente proprio bella. Prima ancora avevo fatto un po' di anni il direttore del circuito Marconi, che è una radio ed è una bella radio. Non è bella perché l'ho fatta io, perché non è che la facessi da solo, però davvero è stata un'esperienza bellissima. A quell'epoca mi appassionavo anche di canzoni, mi toccava conoscere anche i vari cantanti, cantautori italiani, stranieri e li invitavo spesso in radio e si facevano anche delle. Mi ricordo che a Giorgia, che era golosissima, abbiamo regalato un mega barattolo di Nutella. Porca, l'ha portato via, pensavo che ce lo Invece lasciasse, no. invece no. Però anche lì, insomma, è stata un'esperienza molto bella con tantissimi ragazzi, con tanti giovani, eravamo collegati con 25 radio in tutta Italia. Beh, esperienza. Prima ancora cosa avevo fatto? Prima ancora avevo fatto il prete dell'oratorio. In un grande oratorio, ero a Seregno e avevamo fatto tante serate, ma proprio con tanti, tanti giovani. Ah, mi piaceva anche lì invitare gente strana, perché guardate che tutta la gente ha qualcosa di grande, di bello da dire. Se solo glielo chiedi, se solo glielo lasci dire. Tante volte tu pensi che se inviti un calciatore devi parlare di calcio, un cantante devi parlare di musica, e se inviti, che ne so io, un professore di filosofia devi parlare di filosofia. Non è detto. Bisogna innanzitutto parlare di quello che sei tu. E qui vengono fuori delle cose meravigliose, perché ognuno di noi ha dentro delle cose meravigliose. E poi, se non la faccio troppo lunga, ho fatto lì tantissimi anni, più di 10, adesso non mi ricordo quanti, e prima ancora ero stato in seminario. E ero stato a Venegono, prima ancora che a Venegono avevo fatto un anno qua a Saronno. Ma di Saronno ho conosciuto soltanto il seminario, la stazione dove scappavo per andare a casa mia e l'ospedale, Ecco. perché sì, avevo conosciuto l'ospedale, piccole cose, ma insomma così. E prima ancora avevo fatto le elementari a Bareggio, perché lì sono nato. Sono nato in una bellissima casa antica del 1600 Chissà che con tanti meraviglia. affreschi. Io manco mi accorgevo degli affreschi. Cioè, un bambino giocava magari col pallone e la mia nonna mi diceva: ma non vedi che sono cose belle? Ma perché? Ah sì, sono belle, hai ragione. Aspetta che non gioco più qua. Cioè, ci arrivavo da solo se me le facevano notare. No, ecco. E c'erano in certe sale trofei di cinghiali che a me sembravano giganteschi, chissà se lo erano. Ecco, questa è stata un'infanzia bellissima. Questa è la mia vita, un po' alla rovescia, l'ho Sì, un raccontata po' così. a ritroso, quindi lei ha tanti amici? Perché chissà perché si immagina sempre che un sacerdote, nella sua veste di sacerdote, chissà perché sì, amici tutti, però amici amici li mantiene lo stesso.
visto che lei ha fatto davvero tanta strada, cose diverse, conoscenze diverse, persone belle dentro, sicuramente sono convinta. In una parrocchia di periferia poi c'è gente vera, sicuramente, magari molto meno piena di orpelli e più reale. Ecco, amici ne ha bella, veri? Bella, grazie, grazie, questa domanda è proprio bella. Qualche volta quando si chiacchiera, si racconta appunto con degli amici, qualcuno una volta mi ha detto: ma tu quante vite hai vissuto? Perché è vero, noi preti, in qualche modo, grazie al vescovo che ci chiede adesso piantali tutto e vai da un'altra parte, viviamo tante vite. E allora, la difficoltà nel coltivare le amicizie, cioè trovare il tempo per stare insieme, c'è. Per cui non posso dire che riesco a trovare tantissimo tempo, passo tante sere con gli amici, rarissimo. Però le amicizie sì, assolutamente si conservano e sono elementi di vita, anzi, proprio per il fatto che siamo molto, come dire, anche molto, molto nomadi, un po' come Abramo, perché appunto il vescovo ti chiede vieni via da Monza, prima vieni via da Cinisello, prima vieni via da Seregno, mamma mia, ti fa male, venire via ti fa male, non è che uno, vabbè, un prete, il suo mestiere, no, tanto non è un mestiere. Esatto. No? E il nostro, se fosse un mestiere, il nostro mestiere sarebbe proprio quello di affezionarci alle persone. E quindi mi affeziono tanto alle persone. E quindi si patisce tanto, ma è quella roba lì che ti cementa l'amicizia. È proprio il fatto di dover dire, forse una cosa che continua a durare rischia, diciamo così, anche di incrinarsi, non è mai compiuta, non c'è mai avuto un inizio, non c'è mai avuto una fine, ma siamo amici da sempre, terribile questa parola, siamo amici da sempre, no, l'amicizia ha un inizio, ha uno svolgimento, poi magari non ha una fine, però in qualche modo sì, l'amicizia non è l'amore eterno. L'amicizia, due sposi, l'amicizia in qualche modo ha un altro momento in cui dice non riusciamo più a vivere insieme quei momenti, a condividere la montagna, a condividere quelle belle cose che abbiamo fatto, però resta. Ma l'amicizia proprio nei confronti delle persone vuol dire che loro ci sono laddove c'è il momento di necessità, dove c'è un momento di necessità, un momento di sconforto, un momento di felicità. Sì. La telefonata ad un amico vero, una persona con la quale tu puoi telefonare e dire, anche se non l'hai sentita più per tre mesi, per questioni di vita, per tre anni, per di più, uno si telefona e dice, bah, mi sembra di averti sentito l'altro giorno, no? Perché il discorso continua senza problematiche. E poi lì saltano fuori i rapporti con gli amici nei momenti che esatto, diventano quelli grossi della vita, o per una cosa bella grossa mi è nato un figlio, o per una cosa brutta grossa, e però ti accorgi che nei momenti importanti della vita tu ci sei, l'amico c'è, cioè tu ci sei per lui e lui c'è per te, esatto, e anche se appunto magari non lo vedi da tre anni, magari non gli hai neanche telefonato, però è normale. Sì. Quindi l'amicizia è una fonte assolutamente importante, quindi abbiamo scoperto. Serve a vivere. Esatto. Serve a vivere, non si può vivere. Perché appunto un sacerdote magari uno pensa invece ha degli amici, perché la sua vita. Oltre, penso un'altra cardine importantissimo, presumo, per una vita sacerdotale, non solo, comunque il nucleo familiare, quindi la sua famiglia. Se non è un figlio unico, se la sua famiglia era formata da più persone, quindi con genitori che a loro volta avevano fratelli, quindi l'incontro tra queste famiglie numerose, che a me sarebbero piaciute moltissimo, ovviamente, essendo io figlia unica. Quindi... Però immagino che il cardine della famiglia sia altrettanto un punto di riferimento importante, per lei lo è stato. Completamente quindi... diverso, eh? Completamente diverso. Sì. Nel senso che quei rapporti che prima abbiamo chiamato amicizia, ma che sono anche di più, sono proprio il fatto che tu ti senti mandato in un luogo, in una parrocchia, in una città, e la gente, il prete sente che vuol bene a questa gente, ma di un amore che non è neanche suo, perché lui gli deve,
gli deve portare a questa gente qualcosa che viene da più lontano da lui, no? Che viene dall'alto, no? E con la famiglia è proprio più dono ricevuto, ecco, nel senso non te la senti come una missione. Bueno, per me c'è molta differenza, eh? Per cui, bueno, io ho la gioia, la fortuna di avere ancora la mamma, 87 anni e passa, di non avere più il papà da 20 anni, ecco. Purtroppo, ho tre fratelli, no, tre con me, quindi due fratelli, tutti e due sposati, con delle mogli meravigliose e con ognuno un maschio e una femmina come figli. Ecco. No. Sì, quindi siamo proprio una bella squadra. Quando torno a casa mi sembra davvero di tornare bambino sempre, perché secondo me quando c'è la mamma sei bambino, ma l'essere bambino per me è una cosa meravigliosa. Infatti ogni volta è incredibile che esco dal portone di casa in macchina e saluto la mia mamma, qualcosina mi manca. Qualcosina mi spiace, c'è una venatura di nostalgia, di distacco. Ma dico, ma non è possibile. È vero, la provo. No? Ecco, questo per la famiglia, però voglio proprio sottolineare il fatto che no, io credo che il bello del prete è proprio lo stare con la gente, il condividere con la gente. Gesù si è fatto uomo da Dio che era, e noi cosa facciamo? Ci estraniamo, ci distinguiamo in un modo, ci sacralizziamo. Secondo me no, una volta forse andava bene che così il prete. Ma non è credo il modo giusto attuale di essere prete. Certo, c'è pur sempre un qualcosa di inviolabile, ma questo è in ogni persona. Il prete forse che è qualcosa di più. Ma poi lo stare con la gente, il condividere, il capire, il soffrire con chi soffre, il gioire con chi gioisce, secondo me questo è essere prete. Secondo me c'è una tecnica unica: voler bene a quello che incontri. Non ci sono ricette, non ci sono trucchi, non ci sono bravure. Se tu vuoi bene chi incontri, poi predichi bene, va bene, predichi male, pazienza. Sei uno paziente, se sei un po' nervosetto, pazienza. Ma se la gente si sente voluta bene, secondo me voler bene non è facile. Assolutamente no. Infatti era una delle domande che gli avrei posto quasi sul finale, e invece visto che sono stata anticipata, perché io ho letto qualcosa di suo e ripeto, c'è un fil rouge che collega quanto io ho letto su di lei, che è proprio il voler bene. Sì. Quindi quello che a lei ha detto prima, il essere capace di ascoltare, di gioire insieme, di camminare insieme, di sostenersi, di aspettare alcune volte le persone. Quindi questo verificare poi fra la gente se è possibile una cosa del genere, perché magari la gente, le cose più semplici, la gente che siamo noi, nonostante siamo nella grande società del consumismo, della tecnologia, lei prima ha detto bene, il volersi bene e diventare un sacerdote di campagna, che a mio modesto avviso ritengo che sia una cosa, un gradino superiore a tutti gli altri sacerdoti, proprio perché Bravissima. È una missione, proprio come ha detto lei, Gesù si è fatto uomo tra la gente e il sacerdote deve essere tra la gente, pur sapendo usare magari le tecnologie messegli a disposizione, ma sì, però ma si capisce. Ciò non toglie che questo, quindi sarà una missione difficilissima, perché ritengo che le cose più facili, così ritengo, questa ricetta che è molto semplice del volersi bene, ritengo che magari possa essere difficile, perché magari la gente nelle cose più facili, la gente dico anche la sua, non capisce. No. Guardi, sì, la cosa più difficile è essere semplici. Ecco, esatto. Cioè, comunicare, riuscire a immedesimare è difficilissimo, perché sennò uno si costruisce il suo linguaggio, dice le sue cose, ma non comunica più niente. Ha un buon riferimento con se stesso, magari col testo che ha preparato. Parlare alla gente, io dico, quando una persona dice, oh mamma mia, ma com'è facile? È la più grande lode che si possa fare, perché cos'è, deve essere difficile, sono capaci tutti, ma ecco,
Credo che proprio questo pure sia una passione. Io sono appassionato della comunicazione, mi piace, mi piacciono anche questi strumenti, no? Poi non è che tecnicamente io sia capace, però sento che hanno una immediatezza, una vivacità, una freschezza che magari la parola scritta non sempre riesce ad avere, no? E quindi mi piace comunicare, essendo che per comunicare, da una parte chi comunica bene? Comunicano bene gli artisti. Io mi chiedo sempre una cosa, ma perché grandi professori magari non hanno La capacità. fiumane di persone che li vanno a correre, che li vanno ad ascoltare? Poi magari un artista che tu dici, ma cosa ha fatto quello lì? Ha fatto sì e no, la terza media? Hanno maree di persone e non c'entra il che cosa solo hai studiato, c'entra quanto ti appassioni, perché l'artista è chi si appassiona. Un pochettino il prete deve anche essere un briciolino artista, nel senso uno che si appassiona alle cose che fa, alle cose che dice, perché è parola di Dio, si appassiona a quello che l'ha mandato, che è il Padre Eterno, e soprattutto si appassiona a chi è mandato, che è la gente. Vedi che ci ritorniamo E ci al ritorniamo, discorso ci di prima, ritorniamo. ci Ma io ritorniamo. penso che la gente a Saronno abbia capito in parte anche questa cosa, perlomeno, Ne di quelli sarei che sono. felice, ma Sì, c'è tempo. c'è tempo, ha tempo, adesso sono pochi giorni, facciamo così, dal 1° luglio è arrivato nel momento del pieno caldo in cui la gente c'era, non c'era, oddio c'era. Come l'ha trovata? Com'è stata l'accoglienza dei Io saronnesi? temo, temevo e temo in generale un rapporto formale, Istituzionale. istituzionale. Oppure Troppo sequioso. untuoso o sequioso, bravo, Troppo veniva la parola sequioso. untuoso che poi dice la stessa cosa. Esatto. Questo perché mi sembra Un falso. costruito, mi sembra un po' falso, quel filo, quel velo di Esatto. ipocrisia che vuol dire fai i fatti tuoi. Mi è sembrato di no. A me viene spontaneo guardare negli occhi la gente, ma anche quando gli faccio la comunione, ma non per chissà cosa, ma siamo persone, dove ti guardo? Negli occhi, no? Certo. Ecco, mi sono accorto, e questo mi ha fatto un piacere immenso, che i saronnesi, tutti, io non ricordo un'eccezione, cioè, ma proprio come pasta mi sembra di poter dire, sono persone così, belle, dirette, fresche, libere, non che devono farsi vedere di più di Esatto. quello che, ad esempio, ho fatto, mai direttamente, però in tanti posti mi accorgevo che, non so, arrivava il prete nuovo, i primi che gli correvano intorno erano quelli che più volevano mettersi in mostra, eccetera. Qui no, io non ne ricordo uno che mi abbia fatto quell'impressione lì, che veniva a farsi avanti per dire, sa, io sono questo, sono. No, ma mi sembra una sana laicità. Un cristiano oggi, se non è sanamente laico, non è neanche davvero cristiano. Se no fa il cristiano dell'Ottocento. Dopo li chiamano Paolotti, Esatto, no? Che è esatto, proprio quello esatto, che io esatto. ringrazio il Signore se tra i fedeli non proliferano i Paolotti, nel senso che, ma no, ma Dio ci ha fatti liberi. Usa la tua libertà, di il tuo parere, la pensi Esatto. diversamente. O se riesci a dirlo in un modo carino, ti ringrazio, Meglio, 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 cortese. meglio, meglio. Però diciamoci le cose come le pensiamo, perché così andiamo avanti, no? Sennò Esattamente. restiamo lì tutti. No, Ma anche qui lei, Don Armando, posso chiamarla Don no. Armando? Certo, come Ecco, mi devi benissimo, chiamare? Monsignore. Ma va. Allora, mi ha preceduto in un'altra domanda che mi ero posta di doverle fare, ed era questa, perché io mi sono sempre chiesta come era possibile un sacerdote nuovo arrivare in una cittadina nuova, con persone assolutamente nuove, come riesce a gestire questa comunità e in breve tempo conoscere, apprendere, quindi deve fare delle valutazioni, deve fare delle cernite, è sobillato dal compito di persone che vogliono farsi conoscere e conoscerla. Quindi c'è un mare di gente che viene vicino, che la saluta proprio per questo. Dico, non lo so, sicuramente i sacerdoti hanno una marcia in più, voi Ah no, avete una marcia in ma più. no, ma non, sapete cosa abbiamo? In breve Non tempo. abbiamo nulla di nostro
da difendere, da vendere, da proporre, da... No, non abbiamo un... Oh, devo andare lì, devo farcela, devo aver successo, devo portare a casa un risultato. No, io non vengo qui per me, non ho progetti miei a priori. Vengo qui per starci con la gente. E starci non so quanto, quanto dipende dal vescovo. Certo. Però... vengo qui, non ho secondi fini, quindi mi sento libero. Secondo me il prete, io sono venuto qui estremamente libero. Non dovevo né far sapere a nessuno che cosa avevo fatto, chi ero io, di che cosa, non me ne importa nulla. Né avevo qualche secondo fine che dovevo... Insomma, non voglio far paragoni, però è evidente che un politico... deve preoccuparsi, ad esempio, come farsi rieleggere. Io sono libero, non ho problemi di questo genere. Per cui credo che la gente percepisca nel prete una persona che è lì disinteressatamente, appassionatamente, perché io credo che se uno non è appassionato non fa il prete, no, farà qualcos'altro. Insomma. No, uno fa il prete per passione, per quella passione che gli viene da qualcuno, no? Ecco, però disinteressatamente, perché io non ho mete da raggiungere, non è che qui mi danno dei target e entro il primo anno tu devi fare così, entro il secondo anno guai se non metti insieme la comunità, non la fai funzionare, perché io sono qua a vivere con voi. La comunità è vostra, la città è vostra, da adesso, il secondo giorno che sono andato subito a diventare cittadino saronnese anch'io, perché voglio sentirmi poter dire la città è nostra e non più solo vostra, ma basta, secondo me questo è la, se c'è una marcia in più non è sulla persona, è sull'essere prete, che è una persona libera, come ogni cristiano. Sì. Un vero cristiano libero. È libero dentro. E diciamo che la libertà è una cosa, è un'aspirazione di molti, ma è anche difficile da avere la libertà, perché ognuno dovrebbe essere appunto libero, come sta dicendo lei, proprio per poter esprimere nella maggior tranquillità, chiarezza, integrità quello che pensa. Però io dicevo, no? Com'è possibile che un sacerdote... Io non mi ricordo alcuni nomi, non riesco, no? Forse no, ma neanch'io, uff. Allora, un sacerdote nuovo, arriva il nostro nuovo Monsignore, a noi fa piacere che ci sia lei, glielo dico proprio, perlomeno per quanto mi riguarda, ma ho capito anche di altri, sono contenta e mi sembra di doverlo, poterlo dimostrare, però per me, Graziella, io so che lei è Don Arnaldo e quindi io ho lei, un nome solo, lei deve riuscire a discernere. Ma per sì, il momento io, no? prima ricordo le facce, visi, prima dei la nomi, stretta di mano, ma sì, ecco. E poi la vita ti fa diventare ogni persona, non un nome. All'inizio anche i nomi sono solo nomi, sì. Poi dopo la vita, no, ma non è questa una, in realtà, una vera preoccupazione. Probabilmente da quando avevo 40 anni meno facevo prima imparare i nomi, ma questo penso che anche Umberto, sì, Eco, per dire uno, sì, che sì, ha la testa grossa, certo, faccia le stesse difficoltà. Sì. No, ma non è davvero questo il problema. Io credo che sul discorso della conoscenza il fatto è che, proprio perché si è persone libere, la gente ti viene a dire le cose vere. Ora, le cose che ti ricordi non è più il nome, ma la vita. E quella io rivedo una persona di tre parrocchie fa, non so più come si chiama, ma mi ricordo benissimo che a questa persona è morto il marito mentre aveva i bambini piccoli e io sono andato a trovarla in un certo modo. Questa è la vita. E ora questa non c'entra niente se è 30 anni fa, se è di un'altra parrocchia, se sono amico tra virgolette, esatto, o non amico, è molto più che amico. Certo. Ecco. E sulla libertà, Graziella, la libertà te la tolgono tutti. Tutti ci provano. Oggi tutti ci provano a togliere la libertà, mica solo i regimi del sud del Mediterraneo, no? O del Nord Africa, che adesso abbiamo visto la primavera araba e tutte queste cose, no? Ma qua da noi
tentano, certi usi strumentali dei media Certamente, sono per togliere la libertà. Certa pubblicità ossessiva è per togliere la libertà. per indirizzare le scelte in una certa maniera Esatto, piuttosto e che in quindi e un'altra. oggi la gente si lascia ottundere troppo, si lascia stordire da queste cose e invece sapesse quanto è prezioso mantenere il senso critico. A me una delle cose più belle che abbia detto Paolo VI in assoluto è: la Chiesa è la coscienza critica dell'umanità. Ma guarda che essere coscienza critica, fai una fatica terribile, perché devi continuamente mettere sotto il vaglio della critica. La critica è un. Devi pensarci, è giusto, non è giusto, approvo, non approvo, mi sento dentro, non mi sento dentro. È faticosissimo, è molto meglio di là, fanno tutti così, ci accendiamo. A Esatto. dire no, perché devo andare di là? E mentre dici perché, la fiumana ti viene addosso e tu la devi schivare, tu la devi. È faticosissimo, perché alla fine. L'onda ti porta via, e l'onda è l'onda della non libertà. La Esatto. libertà è sempre nuotare controcorrente, Sì. ma la Chiesa è la coscienza critica del mondo. Manteniamoci sanamente critici, cioè laici. Sanamente, giustamente, sanamente laici e critici. Quindi, detto tutto questo, quali saranno i suoi progetti, obiettivi, che si è posto, che si porrà per la comunità pastorale del Crocifisso Risorto? Li accoglierò perché io credo che mi piace molto l'idea di avere un consiglio, anzi due grossi consigli, uno pastorale, l'altro per gli affari economici. Io sono ansioso di incontrare queste persone e di ascoltare, ascoltare ogni volta, perché io penso che i progetti in qualche modo li abbiamo in mente tutti. La mia forza non sarà quella di dire, ah, c'ho il mio, adesso me lo votate, ma è quello di dire, ma guardiamo insieme cosa possiamo fare per questa città. Io sono affascinato dall'idea e ringrazio davvero i miei predecessori, il Don Centemeri e il Don Maurizio Rolla, eccetera, che hanno accolto con favore tutto questo lavorio della comunità pastorale che adesso si è formalmente compiuta, formalmente, ma poi Formalmente, sì, nella vita ci vorranno 10 anni se va bene, ecco, no? Però è certo. perché è affascinante l'idea di guardare insieme la città. Noi cristiani ci sentiamo dentro un tessuto come il lievito. E il nostro impegno è di dire, oh, ma come facciamo a renderlo soffice, questa pasta, questa città, a renderla bella, a renderla gustosa, a renderla più vivibile, a renderla più significativa, più carica di senso, di bellezza, perché non si vive senza senso, senza bellezza. Un ragazzo che arriva a 15 anni e non capisce il senso della scuola, lascia la scuola. Un ragazzo di 20 anni che non gli fanno capire la bellezza del lavoro, non lavora più. Cioè, senza senso non fa niente nessuno. I cristiani dovrebbero aiutare molto tutti gli altri a dare senso, cioè a dare gusto, perché oggi la gente davvero temo che non abbia più l'energia, la forza di trovare il senso delle cose. Ma anche per le cose più. Mi viene in mente un esempio che boh, non lo so se si capisce, ma stavo dicendo messa in una delle 12 chiese dove si celebra messa qua a Saronno, una di quelle più in periferia. La porta era aperta per il caldo e mentre predicavo vedo passare una coppia di gente che avrà avuto 35 anni col cagnolino. Ora, tenete conto, di prima mattina della domenica, questi due con le ciabatte, pantaloncini corti, che vanno in giro col cagnolino. Scusatemi, io ho sentito che quelle persone lì che c'erano in chiesa, colte o non colte, avevano un'opportunità 10.000 volte più grande perché avevano ascoltato una parola alta, nobile, forte, che comunque gli muoveva qualcosa dentro, che non il dire alle 8:30 di mattina della domenica vado in giro col cagnolino. Non disprezzo chi va in giro col cagnolino, No, intendiamoci. ho capito. Ma c'è spessore, cioè voglio dire, mi sono sembrati
quasi alla ricerca di qualcosa, che non portavano solo il cane in giro, ma dire: ma chi troviamo? Ma con chi parliamo? Ma chi ascoltiamo? Chi ci dice una parola alta, nobile? Forse loro non ci pensavano, ma ci pensavo io per loro. Ci penseranno anche loro, Sara. Secondo me ci pensano anche loro. Don Armando, ci pensiamo anche noi, diciamo. E trovo che ci sia molta solitudine. Certo. Perché c'è molto poco su cui lavorare. Certo, quando uno bravo. Non ha niente dentro su cui lavorare, certo. È chiaro che si sente molto solo. E qui ognuno si crea la propria solitudine, è un proprio castello di carta. Io, vabbè, ho modo di conoscere la gente, ma non moltissimo, certamente. Però ho notato questo, noto questo. Perché quando andavo, non so, all'università a Milano, giù a scuola a Milano, a lavorare a Milano, guardavo molto anche perché sul treno mi sento poco bene, devo sempre prendere la salamina su qualsiasi mezzo di trasporto. Io anch'io godo in metro e sul treno, e perché guardo la gente, mi piace, penso chissà cosa starà chissà pensando, cosa, esatto. E chissà cosa ha nel cuore. E comincio a guardare perché magari devo individuare un particolare, e chissà, in alcuni momenti dico: ma quella persona lì, secondo me, è una persona sola. Sì, sì. Non lo so, può darsi. Beh, un nel po' senso, soli siamo tutti, inevitabile. Ecco, quindi questo sarà il programma suo, quello di dover ascoltarci. Ascoltare. Ci ascolterà. E se riesco a far convergere qualcosa così che poi diventi concreto, perché se le posizioni restano sempre 40.000, è chiaro che non coagulano in niente. Boh, se posso diventare, come dovrebbe essere appunto il parroco, un punto di incrocio, di certo. coagulo, di mille spunti, di mille proposte, di mille perché qualcuna si concretizzi e diventi vita della città, io sono felice. Naturalmente non mi interessa nient'altro che non sia di sapore evangelico, ecco, cioè voglio sì, dire, certo. Chiaro, questo, se c'è qualcun altro che vuole fare pure questo tipo di coagulo, lo faccia benissimo, lo faccia pure, posso mica pretendere essere io da solo, ci mancherebbe altro, però tutto quello che sa di Vangelo mi affascina, mi appassiona, quindi vedremo. Speriamo che l'Evangelo sia una cosa comunitaria, che la comunità del Crocifisso Risorto riesca, naturalmente negli anni non si pretende, è ovvio, no? Le innovazioni sono sempre un po' difficili da digerire sempre per tutti. Ma strabenedette, perché esatto, ci fanno vivere. Esatto, sono pienamente d'accordo, quindi così almeno magari vedremo in giro tanti pochi orticelli e un unico orto tutto bravissima. Insieme. O perlomeno anche degli orti distinti, sì, diversi, sì, ma però che si apprezzano a vicenda, esatto, perché io nel mio orto posso avere tanti pomodori e tutta esatto, però esatto, ci conosciamo, io esatto, ti passo un po' di miei. Ecco, chissà, per cui io dico sì, che le parrocchie potranno mantenere le loro caratteristiche specifiche, non si devono omologare. Non c'è un'omologazione. Ecco. Però che nessuna, anzi, l'idea della comunità è proprio questa, che nessuno debba per forza essere tutto di tutto, provvedere dalla culla alla bara, ma no, esatto. Ma anche i preti, ognuno, ma già settimana prossima ci proveremo, ognuno ha delle sue caratteristiche particolari, prova a evidenziare quelle, dedicati, non so, tu sei particolarmente portato per la liturgia, curala per tutta la città, esatto, mica per una parrocchia esatto. sola, tu invece sei bravo, sei appassionato sulla catechesi, e curalo per le catechiste di tutta la città, ora giusto. Capite che poi ogni oratorio andrà avanti per conto suo, sì, ma conoscendosi, integrandosi, dandosi una mano, poi arriveremo forse anche, come del resto è sempre stato, a dirci: ma guarda, tu vai a dare una mano in quella parrocchia, ma come? Ma io sono qui da 30 anni in questa. Motivo in più, no? Esatto. Per arricchire perché un po' di là. Perché c'è anche e per uno stimolo diverso nel scambio, cambiamento. Quando c'è scambio. Un cambiamento c'è sempre uno stimolo. Importante trovare appunto terreno fertile, visto che stavamo parlando di orticelli. Si spera che ci sia un orto diverso e non ci siano tanti piccole cose. Quindi sarà uno dei tanti programmi pastorali sicuramente. Che lei ha nella mente. A abbassare le siepi che dividono. Sarebbe sì, ecco. Io condivido, però vabbè. Dico solo siepi, sì, perché siepi, a Saronno non esistono i muri di Berlino. No, le siepi però, insomma, ognuno è... Ecco. Io però posso chiedere come parrocchiana
un mio desiderio, no? Nel senso, la chiesa di San Francesco, io l'ho sempre chiamata amorevolmente, una dépendance della San Pietro e Paolo. Nel senso che, no, no, nel senso amorevole, nel senso che va bene, Certo. io faccio parte della parrocchia Santi Pietro e Paolo, abitando in Certo. centro, però sono dedicata di là per i lettori, i cantori e così via. Quindi desidererei sapere se magari il nuovo prevosto riesce a venire magari una volta alla celebrazione domenicale, mettiamo la quarta domenica del mese piuttosto che la seconda, proprio perché la chiesa di San Francesco è anche una chiesa di passaggio, perché quasi tutte le persone che magari vanno a lavorare, quindi vanno verso le ferrovie nord, come lei ricordava, nelle prime, hanno proprio l'abitudine, io ho potuto constatarlo quando andavo Di anch'io in passare ufficio così, dentro. uno ci passa proprio, perché magari si sofferma pochi minuti di solito davanti alla Madonna, alcune volte anche se magari prende il treno più tardi per la celebrazione della Santa Messa. Quindi è una chiesa di passaggio, chiesa non solo di passaggio in questo senso, quindi dei saronnesi che vanno a lavorare in Milano, ma anche di persone fuori di Saronno, dei paesi limitrofi, quindi non Certo so, che prima di Cislato, Taranaca, prendere il treno, magari che devono lavorare certo. e vengono, è proprio una chiesa di passaggio, ma ciò nonostante le persone che sono lì e che ci abitano, naturalmente, alcune volte fanno fatica a individuare. Alcune volte perché hanno una frequentazione che è saltuaria, altre volte invece e cominciano magari mi No, no, chiedono: no, no, ma no. chi è il prevosto? Ma quel No, no, no. sacerdote lì Io come si credo di chiama? essere Quindi, venuto già a San Francesco parecchie sì, volte, ci tengo lo so, tantissimo. però magari Per me dato le due chiese sono uguali. E esattamente. voglio dire di più, per me quella non è parrocchia San No, no, Francesco, infatti no. però intanto non è seconda, nel senso che raramente una chiesa sussidiaria è così Frequentata, dice. frequentata, ma anche valorizzata in una parrocchia, raramente. Questa è valorizzata per la sua gente, per la sua bellezza incredibile e perché davvero, insomma, il centro a Saronno è ampio ed è centrale questa ed è centrale quella, no? E, però per me, davvero, io vorrei proprio che tutti i saronnesi sentissero che dal L'appartenenza, momento che il parroco certo, sei tu vieni anche qui da me. E io esatto. chiedo davvero a quelli di Santi Pietro e Paolo di non essere gelosi da questo punto di vista, perché anzi dovrebbero essere loro pian pianino dire, Don Armando, sappiamo che lei deve andare, che tu devi andare anche alla Sacra Famiglia, alla Regina Pacis, a San Giovanni Battista, in Cascina Ferrara, al Matteotti, a San Giuseppe, tu devi andare a santuario, vai là perché tu sei il parroco di tutti. Io questo ci tengo e l'ho fatto. Una volta già l'ho fatto. Ci ho messo 5 domeniche, 6 domeniche, 6 domeniche, in cui ogni domenica celebravo una messa qui e due messe fuori. Oppure, dipendeva dai E beh, bisogni, secondo. due messe qui e una messa E beh, fuori. Ci ho certo. messo 6 domeniche, ma ho già celebrato in almeno una messa domenicale in tutte le 12 chiese, perché abbiamo 6 parrocchie, ma ci sono messe della domenica in 12 Sì, chiese, eh che sì. sono tante, sono Sono tantissime. tantissime, Non lo so, tantissime ecco, messe adesso, per non lo cui, so. questo è proprio una cosa bella che mi viene chiesta adesso ci tengo tanto, sì. Infatti, perché Chi l'appartenenza, sta il in una nostro parrocchia deve pastore, sentire riferimento. subito la prima domenica, scusate, il primo luglio, Prego, detto messa qui alle 10, al pomeriggio, è vero, non l'ha detta San prego. No, Francesco, ma 5 e perché la mezza. sentivo dalla stessa parrocchia, sono andato a dire in un'altra parrocchia, la Regina Sì, Pacis, no? A Casaccio, quella che mi ho potuto ricordo andare. È perché importante, era secondo stato me. questo il 1° luglio. Anche io faccio un po', diciamo appunto, il collante, ecco, Esatto, se si può. perché a noi fa piacere, Ma insomma. non solo fa piacere anche a me, e poi forse è un dovere, se no uno dice, allora perché avete fatto la comunità? Se fai la comunità, sei un parroco solo su 6 parrocchie, fatti vedere in Sì, tutte e 6 le perché parrocchie. generalmente c'è la Santa Messa, che è la prefestiva, la vigiliare,
ed è quella appunto delle 18 qui al sabato come messa vigiliare, e di solito era sempre celebrata dal prevosto. Di solito, una volta, un tempo, quando non c'era la comunità. Esatto. No, queste sono piccole abitudini belle, però... Ma era una domanda proprio come parrocchiana, perché magari mi sento... Sarà esaudita come parrocchiana. Ecco, no, perché siccome una volta facendo parte del consiglio pastorale e della commissione liturgica, era per questo... che magari mi fermano per magari chiedere delle cose. Vabbè. E io non sono esaustiva nelle... Andiamo anche su cose mondane. Adesso invece andiamo su cose mondane, perché noi sappiamo... Non troppo clericali. No, noi sappiamo che lei, parliamo di radio, perché lei ha diretto per anni Radio Marconi, quindi voglio dire, è certo che la sua esperienza in questa materia la porta magari a pensare di... non attuare dei cambiamenti, magari oppure mettere in campo dei nuovi progetti, sicuramente condivisi, perché io parlo sempre con la condivisione, perché stiamo parlando... No, allora, se mi vuole strappare qualche cosa di nuovo non ci riuscirà, scherzo. No, va bene. Non c'è nessuna notizia da pubblicare, nel senso che ho già detto, ci credo molto alla comunicazione. E sono felice che ci sia la radio, come sono felice che c'è Orizzonti, che c'è l'informatore, che ci sono altri 5 informatori, uno per parrocchia, eccetera. Mi è piaciuto tanto anche quando all'inizio parlavo che quando ero prete dell'oratorio a Seregno facevamo serate con, sono serate a cui è venuto una volta Rai 1, altre volte trasmettendola integralmente, quindi era una cosa abbastanza, quindi mi piace anche la televisione, mi piace internet adesso, ho detto qualche altra volta ci dedicheremo al sito internet che dovrei curare e ecco, di fronte al quale mi sento di chiedere perdono ai miei collaboratori che non sto seguendo per niente in questi tempi, ma è la vita. No, è però un sito su Gesù, che è detto così, uno dice... Jesus1.it. Perché un sito su Gesù? Detto così, qualcuno dice, ma puzza di protestante, perché sono i protestanti che fanno queste cose su Gesù. Appunto, vanno a vedere. Perché solo i protestanti facciamo una cosa? Ed è incredibile, non c'è un sito cattolico su Gesù. Non ce n'è uno, non ho concorrenti. Perfetto. Dopo 12 anni non ho concorrenti. Perché non lo so, perché adesso ci sono dei salesiani della rivista Il Mondo della Bibbia che collaborano con questo sito, quindi sono molto più bravi di me, però il sito è... Vabbè, niente, per dire che mi piacciono queste cose. Quindi la comunità. La radio, fatemi aprire il discorso sulla radio. La radio è il mezzo più bello di tutti, perché usa la voce. E la voce è la cosa che entra nelle fibre, entra nel cuore. La voce, la distanza che c'è tra chi parla alla radio e chi ascolta non sono 1 chilometro, 100 chilometri, 1000 chilometri. È la distanza che c'è tra la bocca e il microfono, cioè una spanna. La radio è una cosa che prende sempre il cuore. Tu fai un'apparizione in televisione, ti conoscono tutti e non hai toccato il cuore di nessuno. E poi si scompare. Fai una cosa, no, anche se resti, perché nella memoria, t'ho visto in televisione, sì, cosa ho detto? Nessuno lo sa. Esatto. Che emozione ti ho dato? Emozione, ma la televisione non dà emozioni. No? Salvo quando è radiofonica, cioè nel senso che c'è poco da vedere e ora c'è molto da ascoltare, perché è la voce che dà emozioni, non l'occhio meno. Allora, io dico, la radio è un mezzo fantastico, usiamolo per quello che è. Posso dire anche un'altra cosa, ma lo dico senza aver ascoltato Radio Orizzonti, perché quindi è a prescindere, non è né una critica né una lode. No. Non deve essere il rimbombo o l'eco di quello che si fa in chiesa. Ma certo, non è niente di male che si trasmetta la messa, ma la radio non è la messa che si trasmette. La radio è un mezzo
specifico proprio che tu cristianamente devi usare, con quindi deve avere piacevolezza di musica, deve avere gradevolezza di voci, deve avere intelligenza di contenuti, deve avere quella libertà di cui parlavo prima, perché io, cioè, voglio dire, in chiesa capisco che bisogna avere un certo contegno e determinate modi di comportarci, c'è un'area sacra. La radio giusto, no. La radio non è sacra. Esatto. Oh Signore buono. E certo. No, è per cui certe radio, di cui non faccio il nome, ma che pretendono di far pregare, perché non è il loro mestiere, sbagliano, non funziona. Ma adesso qualcuno dirà, ma come sei duro, ma perché dici così? Io prego sempre con queste cose. Mm. Ma preghi perché sei affascinato forse un po' da questo tipo, dalla voce, dall'idea che... No, e allora ti fa compagnia, perché è vero che la radio fa compagnia, però, mamma mia, deve avere la sua libertà, appunto, quella cosa che dicevamo di essere sanamente laici e non trasportare la Chiesa in casa tramite la radio. La Chiesa è la Chiesa, la radio è la radio, il giornale è il giornale. Guai al giornale che si facesse bello perché riprende, registra e ritrascrive la predica. Ma non fai il giornale se fai questa roba qui, no? È così. Certo. Adesso spero di non aver fatto le prediche. Se le ho fatte, perdonatemi, tagliatemi. No, di prediche non ne ha fatte. Certo, mi sembra proprio... Non lo so. No. Direi proprio di no, Don Armando. Guardi, io sono molto contenta di averla intervistata e che lei ha accettato questa cosa, perché ho avuto modo... Mi dica una cosa sì. Culturale che so che lei cura, perché queste cose mi incuriosiscono, mi piacerebbe che si sa, no, ma non per raccontare, so lo che... scriverò magari su Orizzonti, non l'ho mai scritto. Lo so, ma io sono convinto che molta parte del lavoro che la Chiesa deve fare deve essere anche quella di valorizzare la bellezza, la cultura, sì, a me piace il molto. Pensiero. Piace molto. Ma non il pensiero per se stesso, no, ma insomma, e infatti adesso, per dare esempio, spessore alla vita, certo. Perché oggi la spiaccicano come sotto il... Diciamo che siamo tutti omologati. Una volta noi avevamo i biscotti Lazzaroni, che purtroppo non abbiamo più le fabbriche. Peccato, erano buoni perché erano diversi da tutti gli altri. Ecco, erano diversi da tutti gli altri. E io dicevo sempre che però nessuno di noi è fatto con lo stampino Lazzaroni. E la bellezza è che ognuno ha delle cose, ognuno è se stesso, non deve essere mai omologato alla massa, lo diceva anche lei. Certo. Armoniosamente, armoniosamente, se no siamo cenco cencrap è segno di immaturità. Certo. Armoniosamente originali. Esatto, per cui si parlava di bellezza, di cosa, mi stava facendo una mezza domanda e invece dovevo essere io a intervistare lei, e no, dico no, che ma... comunque nell'ambito della parrocchia, sempre nell'ambito della parrocchia, mi era piaciuto con Don Angelo Centemeri e poi con Don Maurizio Rolla riproporre dei viaggi chiamati gita fuori porta e puntini puntini, perché ritenevo, come sempre, che ognuno di noi le cose che ha in casa non le sa mai valorizzare. Quanto è vero. Non conosce Milano, io 40 anni che vado a Milano, d'accordo? Oggi mi hanno fatto vedere la chiesa di già l'ho dimenticata. Oh Signore, no, non l'ho vista dentro, l'ho vista solo in internet. Sì. Ho detto, ma io non l'ho mai vista in vita mia, ma sta a Milano questa chiesa qua. Sì, ma non è... San Bernardino al Monastero Maggiore. Mm-hmm. Ma è una cosa... Deve essere di una bellezza incredibile, ci andrò a vederla. Però per dire proprio vero. Ecco, quindi io con questa storica dell'arte, che è la dottoressa Paola Davico, ho avuto la fortuna di incontrarla 8 anni fa e con lei si riesce a vedere le cose. Allora, come parrocchia, io già la boccio. Benissimo. Deve essere come tutte le parrocchie della città. L'invito sarà per tutti. Sì. Ma io l'ho mandato a tutte le parrocchie, lo mandavo tramite la segreteria parrocchiale a tutte le parrocchie, chiaramente. Ecco. Però poi si deve vedere, esatto. Quindi non lo so, vedremo se lei faremo anche questo progetto. Benissimo. Vecchio e nuovo.
Allora, io intanto davvero la ringrazio moltissimo per il tempo che ci ha dedicato e così in maniera tagliamo. Dai, ma non facciamo troppo. No, ma volevo dirle un disco di Giorgia. Certo, ma noi non possiamo sentirlo perché non abbiamo niente, però lei se lo immagini e se lo scelga lei il titolo che preferisce.